Tommaso da Ortona per il professor Cauda, ce l'abbiamo? Tommaso? Sì, ci sono. Eccoci, Ci buon sono, sì. pomeriggio. Pomeriggio. Prego la sua domanda al Dunque, posso fare la professore. domanda? Certo. Allora, sappiamo dell'importanza della vitamina D per quanto riguarda l'efficacia e l'efficienza del sistema immunitario. Ho letto che l'Università di Torino ha concluso da poco una ricerca nella quale effettivamente si conferma questa importanza e anche in linea più generale, quindi anche per il coronavirus. Ora, il fatto che muoiono più facilmente anziani, oltre a comorbidità, si potrebbe anche ipotizzare che questo possa dipendere da un sistema immunitario deficitario proprio a causa della carenza di vitamina D che solitamente c'è negli anziani. Tra l'altro questo potrebbe anche spiegare il perché muoiono più uomini e meno donne, perché le donne, superate una certa età, solitamente vanno a integrare la vitamina D per questioni di ossoporo, così come sappiamo. Mi pare che la sua domanda, Quindi Tommaso, mi perdoni se prova a riassumere, è se la vitamina D, sì. assumere vitamina D, è utile per contrastare No, il non coronavirus? solo, ma si potrebbe anche andare a vedere se le persone decedute sono carenti di vitamina D, perché sarebbe una controprova, no? Quindi, Ho anche tra capito. l'altro, che si potrebbe verificare anche tra le persone giovani, insomma. Ho capito. Professor Cauda? Sì, prima di tutto vorrei dire che le persone anziane, quindi fisiologicamente, hanno un'involuzione del sistema immunitario Dalla indipendentemente vitamina D. dalla vitamina D. Non conosco lo studio dell'Università di Torino, dei colleghi di Torino. Al momento non ci sono, e su questo sono abbastanza sicuro, degli studi della vitamina D o della carenza della vitamina D nel Covid-19. Fare studi a posteriori su chi è deceduto ovviamente non è possibile per ragioni di oggettiva difficoltà. Non mi sembra, ma con tutto rispetto ovviamente per il telespettatore che ha portato all'attenzione un argomento importante, che la carenza di vitamina D, C, eccetera, abbiano un qualche significato in questa Neanche la C, malattia. professore, perché tante persone ci scrivono: sto assumendo Neanche la vitamina C, C. sono più tutelato, sono più protetto. No. Ma insomma, chi vuole assumere le vitamine certamente male non fanno laddove non vengono assunte in maniera abnorme. E quando io dico in maniera abnorme parlo perché durante la epidemia di HIV, prima che venissero messi a disposizione i farmaci efficaci che hanno cambiato il volto a questa malattia, c'erano persone che avevano un'introduzione notevole di vitamina C senza ovviamente che questa sortisse alcuna efficacia. Quindi un'assunzione di vitamine nell'ambito Moderata. di una normalità, eccetera, può non essere certamente sbagliato o comunque dannoso, però ecco, confidare che una iperintroduzione di vitamina sia di per sé utile, al momento non ci sono evidenze scientifiche. E anche questo punto l'abbiamo chiarito. Adesso io vedo davanti a